primo è senz'altro il sistema di indirizzamento e parcheggio. Questo è un sistema che partirà dal centro storico di Milano e prevede che ci siano una serie di tabelloni elettronici con 18 pannelli lungo la cerchia dei bastioni, 45 all'interno della cerchia, 57 pannelli a 900 metri dal parcheggio e 49 pannelli adiacenti al parcheggio, quindi un sistema abbastanza diffuso, che indicano qual è la direzione migliore per raggiungere il parcheggio e indicano anche se vi sono posti liberi in quel parcheggio. È un sistema in fase avanzata di progettazione, già quest'anno contiamo di renderlo operativo, naturalmente anche questo sarà collegato alla centrale del traffico. E quale beneficio intende offrire? Beh, quello soprattutto in una situazione in cui vi sono una serie di restrizioni all'accesso, quello di indirizzare in modo secondo il percorso più breve e più fluido delle automobili e dei parcheggi, facendo sapere dove si trova il parcheggio, facendo sapere se c'è disponibilità di posti all'automobilista mentre questo si trova già in strada. È evidente che poi tutti questi sistemi, non c'è neanche bisogno di dirlo, devono avere un loro riscontro anche sul web, però è importante la loro possibilità di utilizzo, di aver fatto che uno può utilizzarlo da casa se vuole, è importante il loro utilizzo mentre l'automobilista è in movimento. L'altro elemento che stiamo già costruendo è il sistema telematico di controllo delle merci pericolose. Quindi qua parliamo di veicoli commerciali che trasportano merci pericolose classificate secondo le normative statali. A questi veicoli, di questi veicoli è necessario un vero e proprio tracciamento dei percorsi, quindi oltre a dei varchi elettronici che sono già in fase di allestimento ai confini della città, lungo tutti i principali assi di accesso alla città, di qualche sistema di telecamere, si doteranno questi veicoli di veri e propri pass elettronici attraverso le tecnologie RFID per riuscire a monitorarne il percorso. Anche questo è un progetto, ripeto, già in fase di sviluppo quest'anno. Poi c'è l'aspetto attraversamenti pedonali sicuri. Anche questo è un progetto di vicinissima realizzazione, parliamo di poche settimane, e consiste nell'avere individuato una serie di attraversamenti critici in termini di sicurezza per il pedone, in particolare partendo da località dove in prossimità di scuole o poste o luoghi frequentati in particolare da bambini e anziani, dove vengono realizzati degli attraversamenti abbastanza sofisticati, dove c'è un pannello radar a distanza breve che informa l'automobilista sulla sua velocità in quel momento, gli segnala anche attraverso l'uso dei colori se sta superando i limiti di velocità, una particolare illuminazione e evidenziazione delle strisce, delle telecamere che rilevano la presenza del pedone sull'attraversamento, dei ronzatori che possono segnalare al pedone anche in modo acustico il fatto che c'è un'auto che sta arrivando in velocità, e una serie di altri interventi di tipo più strutturale sulla sagomatura dei marciapiedi e sulla forma dell'attraversamento che consentono di effettuare l'attraversamento in condizioni di sicurezza.